15 D'Angelo, con il numero 20 Serafino, con il signor Mauro Zironelli. Tu piaci, hai fatto un tuo attacco, ti in una sede di marcato, si spengono i semafori, si parte, comincia, saltare, subito con un disimpegno un po' avventuroso, invece a sinistra Nuvolino, poi sul lato, prova uno contro uno, torna indietro ancora da Mastur, Chion, combinazione di spazio stretto, palla che passa, Mastur è da solo, Mastur segna il primo gol della carriera nei professionisti, lo fa a Riviera delle Palme, Mastur, il nuovo talento del Carpi, la sblocca a San Benedetto. Fare già con la precedente gestione, e giustamente glielo lascia fare Foschi, e trovano il gol con Mastur. Marcellusi, spazio per il cross, rimontato addirittura da Nocciolini, prova ad andare in dribbling, trova il cross dentro per De Cenco, prende la traversa, la posizione era buona, occasione per il Carpi, sembrava effettivamente al di là della difesa della Samp, ma non è arrivata la segnalazione dell'assistente, quindi con potenza fuori dall'area di rigore. Chion, solito fraseggio, dentro l'inserimento per Nuvolino, la copertura di D'Ambrosio che anticipa anche Nobile, rischia su queste due trame fitte di spazi stretti. Senza dubbio un ritaglio. Che batte ora il corner, pallone verso il centro con i pugni, ancora Rossini. Si alza Nocciolini, prova a controllare, lo rovescia dentro. Cristini! Per la Samp ha pareggiato Andrea Cristini! Nelle partite precedenti, Angiulli, corridoio stretto per Nocciolini, ancora Angiulli, cerca spazio per liberare il sinistro, libera invece a sinistra Botta che cerca il cross, morbido verso il centro, la traversa, stavolta la prende Lescano, altra occasione per la Samp, pareggiato anche il punto dei legni, entrambi di testa, da una parte De Cenco, dall'altra Lescano. Calla tagliata verso Nocciolini, Lescano si coordina col destro, gol fantastico di Lescano, scaglia la freccia, campami ancora, campami volare ancora, io lascio tutto il controllo a te. Per la San Benedettese ha raddoppiato. Del gioco per i Carpi, sì, c'è anche Botta, tre uomini in barriera, parte Angiulli di potenza, l'errore di Rossini, il gol potente come al solito col sinistro, per la Samba ha triplicato Federico Angiulli, uno contro uno con Ercolani, va Nocciolini, cross morbido sul secondo palo Masini, la risposta di Rossini sarebbe stato un altro gol, capolavoro della Samba, più fiducia Masini, senza dubbio in mezzo c'è Lescano, ha cercato il cross proprio per Lescano, pallone troppo alto, Lomolino, disimpegno avventuroso, recupera il pallone Lescano, a tu per tu, Lescano non sbaglia, recupera il pallone qui la piazza, un bel gol Lescano da due passi, forse chiude la partita 4-1. Per la Samp, occhio al cross, palla che sbuca, colpo di testa, chiede un intervento di palazzo stavolta quelli dei Carpi, c'è dubbio, secondo l'arbitro, 5 partite in Serie C ha ravvisato 5 rigori, ma ne ha ravvisati in 2 partite, a Macerata contro il Materica, rimasto senza il suo attaccante con un pochino, il Carpi per il finale col tacco, bacio a Terracino, inserimento di Masini per chiuderla, Masini segna il secondo gol nella stessa porta dove ha segnato il primo della sua stagione, gioco partita incontro, stop alle telefonate, vince la Samp 5-1. Ancora, io sono pazzo di te.
Lucia Masini, l'ultima parata di Rossini a ritare il sesto gol. Bandiera scatti a Rivera delle Palme, Dilaga.